Giosi Ferrandino, eurodeputato. Parliamo di pesca, argomento importante anche perché con la pesca può nascere sviluppo, può nascere turismo, può nascere un'economia nuova e più produttiva. Sì, avere l'opportunità come quella di stamattina di potermi confrontare con una categoria spesso non bistrattata ma oggetto di normative e direttive europee che hanno limitato fortemente la loro attività e che quindi hanno visto l'Europa come, non come amica ma come matrigna, perché effettivamente tante direttive che sono state emanate hanno avuto un impatto forte soprattutto sui piccoli pescatori. Però per me è importante questo confronto perché, primo perché ho l'occasione di spiegare, da parte quindi dell'Unione Europea, che spesso è vista lontanissima dalla vita reale delle persone e dai cittadini, di spiegare da che cosa sono scaturite queste decisioni. Non sono campate in aria, ci sono studi scientifici a monte importanti che ancora oggi accertano che migliaia di specie marine vengono prelevate e pescate in quantità superiori alla loro capacità di riproduzione, quindi destinate all'estinzione. Quindi giusto che si porta anche questo messaggio, ma è giusto che si porti anche un altro messaggio che purtroppo spessissimo non passa e che l'Europa, oltre a imporre, oggi parliamo della pesca, ma potrei citare tantissime altre questioni, altre categorie investite da direttive europee che ne limitano l'azione, no? E quindi anche ne limitano proprio la vita quotidiana, quindi che rendono per alcuni la vita impossibile. Dobbiamo dire anche che però parallelamente l'Europa mette per queste categorie, anche per altre, in campo risorse importantissime che servono e a compensare queste limitazioni e soprattutto a cercare di far riconvertire alcuni settori, in questo caso appunto parliamo della pesca, soprattutto per le nuove generazioni, quindi per i giovani, a riconvertire le loro attività, magari sempre legate al mare, perché sono bravissimi loro ad avere a che fare col mare, lo conoscono bene, hanno le capacità, sono adeguati a gestire alcune attività anche turistiche legate al mare. Penso per esempio alla pescaturismo, poter accogliere turisti in barca, cosa che oggi è quasi impossibile, per poterli far fare pescaturismo. Quindi automaticamente prelevano meno pesce perché per da vendere e magari hanno più ricavo rispetto all'esclusivamente pescato. Organizzare delle vie del mare per cercare di alleggerire il traffico terrestre, quindi le emissioni in atmosfera di gas tossici. Oggi non lo possono fare perché sono una normativa quasi impossibile da rispettare. Come pure organizzare i parchi boe, perché ci sono già alcuni esempi. Oggi per tutelare la nostra Posidonia abbiamo bisogno di parchi boe, perché non far organizzare in cooperative i giovani pescatori per poter fare questo, accompagnare e aiutare i giovani pescatori o meglio i figli di pescatori ad altri tipi di attività. Porto solo un esempio e concludo. Abbiamo oggi un grande patrimonio culturale nuovo a Ischia, che è il sito di Enaria, scoperto, manco a farlo apposta, da una famiglia di pescatori, alcuni dei quali, figli dei quali bravissimi subacquei, altri bravi che hanno studiato l'argomento e quindi tra virgolette archeologi, hanno portato alla luce un sito di incomparabile bellezza e pregio. Oggi è un'attrazione nuova per la nostra isola e loro organizzano le visite guidate su queste zone. Ecco, questo dobbiamo fare, dobbiamo stimolare questo in questa categoria che purtroppo è stata fortemente limitata negli ultimi anni e che non riesce più a portare ad avere il giusto sostentamento per avere una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie. Allora, Giosi, hai parlato di Europa matrigna per quanto riguarda le leggi, le ristrettezze, ma mamma per quanto riguarda i finanziamenti, però finanziamenti che l'Italia non sempre riesce a intercettare. Sì, e questo è l'altro grande tema del momento, soprattutto post-pandemico, come epoca post-pandemica, perché oggi l'Europa ha dimostrato ancora una volta di essere mamma, come dicevi, destinando all'Italia delle risorse immense, che inimmaginabili prima,
e siamo la prima nazione ad avere questo beneficio, quindi siamo la prima nazione che ha avuto più benefici, la seconda ha avuto la metà di quello che ha avuto l'Italia, quindi tanto per far capire l'importanza di queste risorse. Ora ci aspetta una grande sfida, quella di saperle spendere in tempi brevi e soprattutto bene, per cercare di non rimanere indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei che certamente correranno a mille. Quindi dobbiamo avere la grande capacità, dire la verità, il passato non ci aiuta, non ci fa essere ottimisti, perché avevamo molte meno risorse da spendere e molto più tempo per spenderle. Oggi abbiamo molte più risorse e molto meno tempo, quindi evidentemente c'è qualcosa da fare di importante. Una grande sburocratizzazione, 3-4 riforme importantissime, alcune delle quali sono già al vaglio del nostro governo, una grande campagna di assunzioni di giovani arrivati nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto nei comuni che sono sguarniti non solo numericamente di risorse umane, ma anche qualitativamente, perché personale che è prossimo alla pensione probabilmente non ha le competenze né le capacità di apprendimento per riuscire a essere al passo con le nuove normative, quindi c'è da fare tutte queste cose per cercare di rimanere indietro. Io sono ottimista perché credo che il governo abbia un piglio importante in questo momento e credo che avrà le idee chiare per fare in modo che non perdiamo neanche un euro di questi miliardi di euro messi a disposizione per l'Italia. Messa a disposizione se ci saranno le riforme, perché se non c'è la riforma della giustizia e altre riforme, quei soldi non arriveranno. Non arriveranno, sono lì appostati, non verranno spesi per incapacità nostra, a quel punto non potremo prendercela ancora una volta con l'Europa. Noi l'Europa la dobbiamo vedere come una grande opportunità, quella sì che è detta le regole, però quella che aiuta a far crescere, aiuta a competere con le altre realtà. Oramai il mondo è globalizzato, da soli l'Italia non andrebbe da nessuna parte. Pensiamo nella pandemia, a non aver fatto parte dell'Europa, cosa sarebbe accaduto? Quindi penso che adesso anche gli europeisti, cioè gli anti-europeisti, o meglio gli europeisti più scettici, oggi hanno cambiato idea, infatti si respira un'altra aria, si è capita adesso in toto l'importanza di dover far parte di questa grande istituzione, però adesso ci dobbiamo mettere del nostro per fare in modo di tutte queste opportunità, coglierle, utilizzarle al meglio per cercare di recuperare quel gap che c'è con le altre nazioni europee e soprattutto per far recuperare il grande gap che c'è storico tra il nord e il sud Italia, perché se non avverrà ora non avverrà mai più.